Ciao ragazzi e benvenuti a casa mia. Siamo a casa di Michael quest'oggi, perché come avrete sicuramente... Tempo da me. Comunque, siamo tornati con la serie dove andiamo a sfatare o confermare alcuni miti che vediamo su TikTok di GTA 5. Mi avete taggato in una marea di TikTok, ne ho visti tipo almeno una quarantina. Quest'oggi andrò a provare 4 TikTok, tra cui 3 saranno da fare all'interno del single player e un altro sarà da fare nel multiplayer. E ho visto che mi taggate in dei TikTok dove si vede palesemente che è fake, ragazzi. Cioè, ho visto uno che andava tipo in un punto e trovava $1 milione col sangue della gente che l'aveva appena uccisa praticamente, e si vedeva palesemente che era fake. Quelli che ho scelto oggi mi sembrano potenzialmente fighi, potenzialmente real, perché voglio confermare almeno per una volta un TikTok, visto che fino adesso li ho sfatati quasi tutti, tranne quello del trattore praticamente, poi tutti erano fake. Detto questo, vi ricordo di taggarmi su TikTok, lasciare un mi piace a questo video e iscrivervi al canale. Oh raga, vi vedo se non vi iscrivete. Mi raccomando, cliccate quel tasto iscriviti. Detto questo, andiamo a guardare il primo TikTok di oggi. Ok, praticamente dobbiamo andare in questo punto qui. Devo mettere il punto più preciso possibile. Nel frattempo sto guardando sul telefono. Dovrebbe essere più o meno qui. Sembrerebbe di sì, ok. Quindi adesso ci armiamo di moto e ci trasferiamo in quel punto. Vediamo se effettivamente troviamo questo benedetto carro armato raro e segreto. Lo vedremo. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Ok, stiamo arrivando. Praticamente non pensavo ci fosse una strada sterrata. Oddio, nel video è sterrata. Ma qui sei su in pellegrinaggio. Sto tempo da me non mi piace, è proprio brutto da vedere in video, no? Oh, extra sunny, perfetto. Ok, andiamo. Ci stiamo avvicinando sempre più verso quel punto, 700 metri, e scopriremo se troveremo... Ma intanto ne ho armi, chissà. Non so se ho le armi, ma spero di sì. Vediamo se effettivamente troveremo un carro armato segreto. Ok, il punto è quello. Almeno questo non sono stato scammato, perché solitamente anche i punti sono messi abbastanza a cazzo di cane. Oh, oh, aspetta, aspetta, aspetta. Che ansietta, raga. No, dai, non mi dire che è scammoso sta roba. Non mi dire che... Fatemi riguardare il TikTok. Anche questo è uno scam. Ma perché? Cioè, praticamente è parcheggiato qui nel video. Proprio qui, in mezzo a questi cespugli. Ma dai, raga, ma veramente è anche fake questo. Magari andiamo più avanti, magari lo troviamo in zona. Dubito altamente. Ma non c'è anche qui un cazzo. Oh, vi giuro che questo credevo fosse al 100% real. Ho detto, minchia, lo prendo, perché dai. Oddio, sta atterrando una... Ma sta atterrando o partendo un elicottero? Raga, GTA è pazzesco comunque. Regala sempre emozioni non indifferenti. Cioè, guarda che figo. Comunque, l'abbiamo presa undercover anche oggi. Primo mito sfatato. Passiamo al secondo, che forse è meglio. Ora, io non capisco minimamente perché hanno messo piccolissimo il punto della mappa. Non ho idea di dove cazzo possa essere. Ah, oddio, l'ho trovato. Aspetta, è qui, ok. Oh, sì, sì, è proprio qui. 4 to 6 weeks later. Sì, decisamente, raga. È in questo punto. Ah, dai, nemmeno tanta strada, solo 3 km. Quindi andiamo e vediamo se almeno questo è real. Perché, raga, non è detto che sia real. Anzi, visto lo scam che ho appena preso col carro armato. Ma sta moto quanto cazzo è lenta, mamma. Mamma mia, questi video sono belli perché scopro posti e cose di GTA che solitamente non scoprirei. Anche perché ho giocato davvero poco la storia, nel senso, mi sono fatto la mia storia e basta. Ok, allora, eccoci qua nel punto. Dobbiamo andare su quelle casette. Io taglio perché tanto c'ho la moto, cazzo, me frega. Ok, momento della fottuta verità. Ma non c'è. Tra l'altro c'è scritto pure non parcheggiare qui. Come fa ad esserci un liberator? Io non ho più parole, veramente. Io non ho più parole per descrivere codesto scempio. Sono scammato costantemente dal gioco e da TikTok. Potete vedere che se magari mi allontano e ritorno spawna il liberator. Che cos'è il genio? Oddio, ci sono macchine. Aspetta, però sapete, prima non c'erano manco auto. Adesso le auto ci sono. Mamma mia, aspetta, una roba che forse... Ci credevo fortemente a questo TikTok. Oddio, un coniglio. Facciamo proprio la strada stessa che fa il tizio del TikTok. Che strada qui? Così? Gira? Nope.
Ma che mi stai coglionando? No, raga, no, non mi appare, non mi appare. Prendete il vostro GTA Storia. Venite in questo punto della mappa e fatemi sapere se a voi spawna il Liberator. Ci proviamo per l'ultima volta. Dopodiché, vai a cagare. Lo sapevo, raga, non ci credo. Finalmente un TikTok real. Non ci sto credendo. Bellissimo. Che figo, era spawnato sul serio. E magari anche così, forse per il carro armato. Troppo contento, troppo per una volta. Cazzi, che dire, TikTok assolutamente confermato. E adesso andiamo a vedere il prossimo TikTok con lui, con Liberator. Dobbiamo trovare la ramp buggy, che in teoria esiste solo su GTA Online. La ramp buggy è quella roba che ci permette di far saltare i veicoli. La troviamo all'interno di questo deposito abbandonato. Oddio, in realtà c'è Franklin. O l'ha moddato, non lo so. O potrebbe effettivamente esistere questo veicolo su GTA Storia. Non saprei, però andiamo intanto nel punto contrassegnato dall'utente della mappa, che è qui, già l'ho spostato. Mamma mia che sono fatto bravo a trovare i punti. Eccolo qui. Insomma, praticamente, esatto, in questo deposito qui un po' abbandonato. Perfetto. Solamente 2 chilometri. Utilizziamo il nostro Liberator. Fantastico, ragazzi. Ormai non mollerò più. Bellissimo. E vediamo se adesso quest'altro TikTok è pure real o fake. Io sapevo che quel veicolo era unicamente per il GTA Online. Però magari con gli aggiornamenti recenti l'hanno messo anche nella modalità storia. E sto tizio l'ha trovato. Comunque quanto è possente sto robo. Cioè schiaccio tutto. Porco oh frate. No, non mi sembra il caso. Il punto è questo. Sì, il punto è questo. Quindi scendiamo. Intanto già sto vedendo che non mi pare ci sia niente, visto che c'ho il Liberator ed era abbastanza alto. Saltiamo. Non mi pare ci sia niente qua dentro. Vediamo il TikTok per capire se è questo il punto. Mi sembra abbastanza fake, perché lui entra da qui e la trova parcheggiata in questo punto. Ma si può... ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Che è zona vostra questa? Porco... No, non vi conviene. Non vi conviene farmi arrabbiare. Non vi l'ho detto. Non vi conviene farmi arrabbiare. Sono armato fino ai denti. Avanti il prossimo. Pezzi di me. Avanti il prossimo. Dai, su. Motherfucker, racchi dei semi. Detto questo, ragazzi, ci spostiamo. Questa era fake, palesemente. Ci spostiamo su GTA Online e andiamo a fare l'ultimo TikTok di oggi. Ragazzi, in quest'ultimo TikTok dobbiamo andare in una location segreta. Io per questioni di tempo già mi sono spostato. Il punto che indica nel TikTok è questo qui, l'autostrada in mezzo, la terza partendo dalla sinistra. Dobbiamo andare in questo punto, presuppongo sia però sotto ovviamente l'autostrada, perché in qualche modo possiamo riuscire a glitcharci, a infilarci tipo nelle texture dell'autostrada, e possiamo sparare a tutti ed essere praticamente invincibili. Questa cosa sarà vera? Sarà falsa? Io penso sia vera, perché GTA ce l'ha sta stronzata di glitchettini. Ok, il punto è proprio questo qui. Facciamo così, mettiamo la macchina qui. Dice di salire su una qualsiasi auto e poi di saltare qua. Già mi pare una grande vaccata, va. That the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Non vorrei che sta auto è troppo bassa. Prendo un'auto un po' più alta. Ecco quello, quello, quello. Vieni qua, pezzi in mezzo da fiemate. Oh, vieni qua. Fermati, fermate. Ma non si ferma. Oh, te devo sparare per forza. Grazie. È un vecchietto. Vecchietto con una buona pensione comunque, complimenti. Questa mi sembra molto alta come auto, quindi vediamo, ci parcheggiamo sempre qui. Oddio, adesso mi sembra abbastanza alta. Sono morto. Ma sono morto. Oddio, allora credo che io non mi debba muovere, però funziona, quindi TikTok confermato assolutamente. Provi a vedere se anche non muovendo mi muoio. Ok,
mi vedo da fuori? No, da fuori non mi vedo. Non capisco se le auto prendono danno. Oddio, che figo. Che figo. Oddio, le auto prendono danno. Gli ho spawnato la ruota. Questo lo posso lanciare? Come si fa a scoppiare? Non mi ricordo. R2 è la madonna. È real. Ottimo posto per nascondersi quando qualcuno ci sta inseguendo e ci vuole uccidere, quindi perfetto. Quindi signori, io direi che per questo video su GTA 5 possa essere tutto. 2 TikTok confermati su 4. Record, risultato assoluto. Mi raccomando, continuate a taggarmi su TikTok utilizzando il mio nome, ovvero The Real Jumpitech. Fatemi sapere che ne pensate qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se eravate a conoscenza di uno di questi TikTok. Ciao.